Buonasera a tutti, sono Luigi Nonacusa preferite e bentornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle. Finalmente analisi del Fest di Tapion, giorno di ritardo come avevo preannunciato causa cena di lavoro. Domani arriverà analisi di Goku Ultra Istinto, la remaster che avrei tanto voluto fare per la sua versione tour, ma vabbè. Poi avremo Goku Super Saiyan 3, nel mentre varie run. E vedremo cos'altro mette. Ci sarà anche più avanti l'evento di Tapion, là, tranquilli. Non me ne dimentico. Allora, nel video di oggi analizziamo i 4 nuovi PG della batch più il Tapion Free to Play. E vediamo un attimino di portare chiarezza in quanto ho sentito in giro inesattezze riguardante Tapion AGL. Inesattezze che ci stanno, non è una di quelle cose che se non lo vedi puoi capire bene o male come funziona, e potrebbe sorprendervi i valori a cui può arrivare in generale. E anche il tech, che ragazzi, non è affatto male. Prima di loro, però, dobbiamo passare dalle due nuove SR che sono state messe in questo carinissimo nuovo Rising Dragon, che è finito per me, non ci pullo più dopo oggi. Proprio è stato bello conoscerlo. Vedrete i primi pull, spero già domani o sabato, devo montarlo bene il video pull, l'ho fatto, quei video pull spiegano molto la mia situazione. Poi c'è stato un post dopo quel video pull, qualche altra pullata in cui sono successe le cose particolari, non ho trovato LR in queste altre pullate, vedrete sabato come va. Partiamo comunque con OI SR STR. Oh, e qua ragazzi, godiamo tutti. Prima ancora di iniziare a dirvi cos'è, questo ve lo devo dire. È uscito un buffer Extreme STR. Fa cagare, ma è un buffer Extreme STR. Grazie, grazie. Diavolo quel team. Oh, grazie, davvero. Comunque, OI 7901 HP, 5577 attacco e 3492 di difesa per il nuovo buffer Extreme STR. Cioè, sono troppo felice di ripetere questa cosa. Non si dice come suona bene buffer Extreme STR. Ragazzi, era da una vita che non usciva oltre hit. A memoria non so quanti ce ne siano, ce ne sono pochissimi. Questo fa schifo, ma è sempre un passo avanti. Leaderski, lasciamo via. GLSTR più 30% attacco e HP, lasciamo perdere. Passiva più 2 ki, attacco e difesa 20% agli extreme. Fa schifo? Sì, abbastanza scarsa, ma è un buffer STR. Finalmente possiamo avere un pochino di stabilità, soprattutto per chi non ha hit, dato che c'è sempre il sesto posto, non avendo due Broly in cui non si sa che cavolo mettere. Finalmente me ne sono tenuto uno da parte. Tranquilli, lo userò assolutamente. È la base, in mancanza di hit, questo dannato è la base. Link, Brainiacs, Codardo, Thirst for Conquest, Flea e Master of Magic. Master of Magic che dovrebbe essere un Link vecchissimo praticamente, che hanno i Babidi e roba simile, ce l'hanno il grande mago piccolo, Darbura, Majub, i Bugrassi, sì, ce l'hanno pochissimi PG di cui nessuno praticamente tra di loro vengono giocati. Lasciamo quindi perdere la felicità di avere un Link 15% attacco, ma non ce ne importa molto. La sua special ha un buon 30% di stun, carina. Carina, niente di particolare, parte da SA1 220% per 15k, SA10 155% per 25k. Carino, dai, non è totalmente da buttare, non penso sia comunque staple in Extreme STR, ragazzi. Però, per chi come me vuol giocare Extreme STR senza morire di vecchiaia, è un PG che può dir la sua. Se avete hit, può bastare anche hit, anche con mono buffer gira più che bene il PG. Però meglio questa come SR dei draghi malvagi che è uscita proprio le schifezze totali. Ah, non serve che ve lo dica,
nella docca a ruota. Ciao ciao. E dopo io un'altra ottima, ottima SR, che sono felice sia uscito e che spero tra domani e dopodomani mi permetta di finire l'ultima road che mi manca, la Super Int. Parliamo di Minotia, non mi ricordo minimamente di come si pronuncia, ho visto il film di Tapion, penso solo una volta, ma rimedierò perché nel farmare Irudegarn, anche quello non mi ricordo minimamente come si pronuncia, il Degarn lo chiamavo io, ma so che è sbagliato, il Degard dovrebbe essere una roba simile, mi è venuta voglia di rivedere il film, detta come vedete, mi è venuta voglia. Comunque, Minutia, come cavolo si chiama, SR Int, 7.386 HP per 6.144 attacco e 3.041 di difesa, costo di 13, con un bel chimeter 312-130%. Per un altro SR davvero buono, anche questo è salvato, me lo terrò da parte per il futuro. Come mai è carino? Per la sua passiva, ma andiamo con ordine. La leader skill più, meno 25% d'attacco high tech. Lasciate perdere idee pazze su, su strane run di strane cose, davvero non è il caso, non è minimamente il caso. Leader skill come queste lasciano molto il tempo che trovano, ma davvero molto il tempo che trovano, quindi lasciate altamente perdere. La passiva invece è grossa, riduce i danni del 40% con guardia attiva. Ragazzi, non serve che ve lo dico, 10 su 10 nella road. È un tank fantastico, meglio di Goten. Goten non tanca sempre, non tanca sempre, lui sì. Lui tankerà, è meglio volendo anche di piccole LR, seppur piccole LR possa arrivare a tankare davvero tanto, anche lui con il debuff di Gogeta lo fa. Gola secca, scusate. E può arrivare a essere la vostra salvezza. Davvero è un PG che proverò parecchio. I link dei Tapion, quindi Hero, Experience Fighter, Coraggio, Brainiacs e Rival Duo. E vedremo come questi link, che sembrano una schifezza totale, hanno un senso, basta pensarci. O meglio, su Minosha, Minotia, sto cinnetto qua non hanno senso. Ma sui Tapion, vedremo. Sui Tapion vedremo che sono molto più sensati di quanto possiate credere. La sua specie gli aumenta di molto l'attacco per un turno e causa danni anche grossi, cioè. Parliamo di un PG che parte da SA1 220% 17k, SA10 355% 28k. Aumentiamo inoltre di questo aumento alto dell'attacco che va direttamente sul valore finale. Abbiamo un 400, bello tosto, bello cattivo per un SR. Se mai un giorno torneranno i Super Strike o roba simile, oppure se siete agli inizi, anche se penso abbiano tolto la limitazione per. No, hanno tolto la limitazione di costo, forse, non di colore. Non mi ricordo, avevano tolto una limitazione, non faccio un super strike da un anno quasi. Potrebbe davvero rifare tutti i super strike tech che sono pressappoco i più importanti. Quindi, davvero niente da dire. Ottimo PG, tenuto uno da parte subito. E anche voi, uno non buttatelo. Road Super Int, se non l'avete già fatta, molto più fattibile a oggi. Buona cosa, Goanelr sei mio, mai. E partiamo adesso con la triade dei Tapion, perché la Bandai dice, ma l'abbiamo fatto aspettare 3 anni per Tapion, facciamolo uscire 3 al posto di uno. Il primo Tapion che analizziamo è l'unico che non si trova nella batch, si ottiene dal 10 stamina, ex 20 stamina di Hildegard, ed è Tapion SSR fisico. Questo è un PG che se non era fisico poteva essere davvero carino. Purtroppo è fisico e perde molto. 7.347 HP, 7.231 attacco e 4.037 di difesa, costo di 25. Chimeter, oh, Chimeter 312-135%.
un buon PC, possiamo dire, non è proprio questo granché. Per spiegarvi questo PC più o meno cos'è, è la versione SSR Super del nostro caro Merge Zamasu fisico. Quindi è un PG che sì, ha come vantaggio quello di essere un PG che si utilizza pressappoco unicamente per ridurre le statistiche avversarie oppure per aumentare l'SA di un nostro PG, però dall'altro canto non è proprio il massimo e vedremo come purtroppo abbia un pochino di problemi tecnici. La leader skill è più 2 key e 30% attacco e difesa ai fisici. Allora, agli inizi, dato che l'evento comunque è davvero davvero semplice, può essere un qualcosa di utile, ok? Agli inizi è un inizio, un gioco di parole, è almeno un inizio, un qualcosa di carino e di accettabile, niente di eccezionale. Però fa il suo sporco lavoro, diciamo, ok? Fa il suo sporco lavoro. Andando più avanti, vedrete come però manchi una vera e propria utilità. Un 2 key è davvero basso oggi, davvero davvero basso. Abbiamo poi, dov'è, la passiva. Allora, più 40% d'attacco all'inizio turno. Lascia un po' il tempo che trova, però per essere un free to play c'è di peggio. E la parte buona, meno 20% d'attacco e di difesa agli avversari extreme. Purtroppo con una brutta limitazione, ovvero dovete avere l'80% più di HP. Questa limitazione è quella che odio di più in tutto il gioco. Perché 80 per 70% meno quella di Bardak ci sta, ti rende il gioco un pochino complesso ma ci sta. 50% meno, come vedremo, per Tapion è pensato in un certo modo, che funziona e non funziona, ne parleremo non solo in questo video, ma più 80% è molto limitante, sia perché le passive partono a inizio turno e soprattutto nel caso di PG free to play come questo non ha senso pensare che si possano avere così tanti HP. Le buscate, questi PG le buscano, quindi c'è il rischio di non averli, sia perché è una limitazione leggermente eccessiva. È un 20% di debuff che non è male, ma i fisici non ne hanno bisogno. I fisici sono il team che si basa sul counter, Veget blu e Veget fisico. Beccano attacchi che già riducono. Non è Tapion che salva la situazione. Link skill classici di Tapion sono quelli che avranno praticamente anche i prossimi due che vedremo: Coraggio, Brainiac, Zero, Experience Fighter, Rival 2, Revival. Non sono male, nonostante abbia sentito che sono dei link di schifo. Bisogna pensare sul perché gli è stato dato questo tipo di tipologia di link, ovvero per far linkare tra loro i due Tapion, che hanno nomi diversi. E non sono male, cioè un Tapion di base regala un 30% di difesa e un 45% all'attacco. No, ora questo qua ha soltanto un 30, ma un 45% all'attacco all'altro Tapion. Ragazzi, può non sembrare, ma è tanto, soprattutto il valore di difesa che vedremo renderà quei due Tapion intoccabili. Con un po' d'ability almeno per il tech, però intoccabili. Questo PG dal canto della difesa non eccelle un granché per colpa dell'ability chart molto riduttiva. È tutto. Si può giocare anche in Resurrected. Migliora leggermente la situazione, ma non troppo. Il mio consiglio, se avete una collezione perché ha un bel artwork, tenetelo. Altrimenti, semplicemente farmatevelo e datelo al tech per portarlo SA 10. Purtroppo non può aumentare l'SA dell'AGL in quanto ha un nome diverso. Però il tech sì, e approfittatene. È molto importante cercare di portare il tech a SA alta. La sua special, come al solito, riduce l'attacco avversario. Non di molto, circa un 20% pure lui, e
E parte da S1 50% 24K fino a S10 430% 41K, non male. Dai, PG carino, un pochino meglio di ultimi PG farmabili usciti negli eventi, però non siamo a livelli da renderlo superiore ai 2SR pullabili, ad esempio. Reputo quei 2SR molto più importanti ed utilizzabili di lui. Peccato, però, uno su tre ha fallito. È accettabile, poi il free to play era scontato. Oh, ed eccoci infine a parlare dei due PG che più mi premeva, ovvero Tapion Tech e Tapion AGL. Ragazzi, è la prima volta che mi capita di dire questa frase. Insomma, sono entrambi PG molto molto validi. Di solito quando escono PG che vanno a tour nei Dokkan Festival, salvo rari casi, guarda Trunks GTSTR. Oppure, oddio, a memoria, ce ne saranno anche altri che non mi vengono in mente. È difficile avere due PG che escono insieme, uno il principale e uno il secondario, qua intanto Sara fa casini con le coperte, che possono definirsi quasi alla pari, buoni entrambi, ma buoni molto. In questo caso invece sono felice di dire che sia Tapion Tech che Tapion AGL sono, a differenza di quello che ho sentito in giro, ma penso sia a causa di nessun testing su di loro, PG davvero davvero buoni, molto più di quanto si possa pensare. Ora, non ho la certezza che Tapion Tech rientri staple nel team Super Tech. Questo non ce l'ho, anche se ora con l'arrivo di Goku LR si è tornati a un vecchio doppio Goku Super Saiyan 3, l'LR amico e il normale leader, quindi si è lasciato un pochino il Metamor Tech. Penso che il PG abbia molte potenzialità, lo proveremo ragazzi. Passiamo però all'analisi, vi consiglio di farvi vedere perché questo PG è davvero buono. 9320 HP per 8195 attacco e 4444 di difesa. Per un costo di 42 chi meter 200, 12145%. Le percentuali sono l'unico problemino di questo PG. Avessero dato, come vedremo nella special 505%, era un tesorino, era un tesorino. Io ho dato un buono un po' più basso, ma va bene. E questo ragazzi è il Tapion Tech. Allora, leader skill buona, più 3 key high tech e stats più 70% e super tech. In pratica ci hanno dato un'ottima alternativa a Goten Super Saiyan 3 nel caso non lo abbiate, benché penso faccia meno danni in generale, salvo in una determinata situazione, nel caso paragonato a un 11 key di Gotenks. La passiva è divisa in tre parti e ragazzi tutte e tre le parti sono molto molto importanti. Seppur purtroppo una perde di importanza in Team Resurrected, dove secondo me questo PG brilla di luce propria. In Team Resurrected questo PG è tanta roba rispetto al Super Tech, però la terza parte della sua passiva lo è un po' meno. Non è staple in Resurrected, ecco, ma dal suo presupposto non lo reputo staple. Ma permette a Resurrected di avere un'ulteriore versione che spero di provare il prima possibile. Non la porterò in video solo perché purtroppo richiede entrambi i Tapion, altrimenti sarebbe stata abbastanza simpatica. Allora, prima parte la passiva, attacco e difesa più 80% inizio turno. Ottimo, ottimo, è quasi un attacco e difesa per due inizio turno. E ragazzi, seppur quell'attacco più 80% lo porti in un eventuale ability full, ad aggiungere il milioncino d'attacco base, niente d'eccezionale, 1 milione, ma vedremo che difficilmente sarà solo 1 milione, quell'80% di difesa gli permette di superare facilmente anche ad ability 1 i 60.000 di difesa. Come sapete, superando i 50.000 di difesa, gli attacchi fisici non fanno più un cavolo. Road esclusa. Questo PG quindi può tankare decisamente bene. È un buon 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 tank che fa quello che deve fare, come se non bastasse, come vedremo, ha un ulteriore asso nella manica come tanking.
La seconda parte della passiva era una cosa che mancava da abbastanza. Esiste solo un altro PG che ha questa passiva, ovvero il critico incorporato. Esisteva in Trunks LR, non l'avevano ancora mai messo a un PG pullabile normale, seppur avessimo già visto sia Evasione che Additional a Cani e Porci oramai. Finalmente è stato aggiunto anche a un PG ed è stato aggiunto a questo Tapion. Ha un media chance di attacco critico. Ora, media chance di attacco critico, quando ho preparato le schede, non era stato ancora aggiornato. Qua non hanno proprio specificato quanto equivalga, in quanto... Continuo a dirlo, non è del tutto specificato, ma pensando che Trunks LR ha una cosa come 50%, media chance me la metterei sul 30%. Ragazzi, pensateci un attimo, 30% indica che il PG può essere facilmente buildato 14-12 oppure 15-11 con additional superiore al critico. Questo comporta altissime possibilità di critico, più possibilità di additional. Davvero migliora di molto l'attacco, gli permette di avere una media danno ad ability alta, comunque che si aggira sul 1,5 milioni, 1,2 milioni, e in un super tech 1,2 milioni, 1,3 milioni non è poco come può sembrare. Cioè, un buon attacco per essere un PG secondario, non starà in rotazione principale, ma è un'alternativa più che buona, soprattutto a voi del Global, per il fatto che probabilmente non avrete Gotenks terzo adulto. Lui in Super Tech è un'alternativa davvero, davvero valida. Terza parte della passiva, che è la parte che più mi ha reso felice, sorpreso, è un Orb Manipulator, e non uno qualsiasi, un Orb Manipulator Rainbow. Ragazzi, non solo è un tank, non solo può far da DPS, ma aiuta quella schifezza assurda di Goku Angel a fare schifo. Qua ci sono rimasto malissimo. Allora. Cambia Yorb, STR in Orb, Rainbow. Ok, prima cosa che ho fatto, proviamolo. Proviamolo immediatamente. Amico Goku Angel Full Ability, team doppio Goku Angel, quindi 240. Non è un Resurrected, non mi importa. Proviamolo. Prima impressione? È perfetto sto Tapion, è perfetto. Non c'è stato un turno in cui Tapion era insieme a Goku, in cui Goku mi ha preso meno di 4 Orb Rainbow. Il problema delle Orb Rainbow è andato totalmente via con l'aggiunta di un PG che, oltre a far danno, tanca anche. Davvero, c'è spazio per lui? Sì, nel caso non abbiate la LR, nel caso dell'LR magari diventa un pochino più difficile trovarlo, però si riesce a fare nel caso. Davvero buono. Il problema naturalmente è sempre Goku. Ora, ok, non linkava con un cane, l'avevo messo da solo, però full ability, 4 orb, 1,4 milioni. Te mi vuoi fare incazzare per forza. Ora, linkando è tutto, io spero arrivi ai 2 milioni, lo riproverò, spero arrivi a 2 milioni, spero di mostrarvi arrivare a 2 milioni, magari farò qualche run con Super Tech, qualcosa per mostrarvi, almeno una boss rush. Con la mia versione Super Tech la vorrò fare per mostrare una cosa differente da Feliciano. Feliciano continuerà a portare a prescindere i suoi video perché so che vi piacciono, perché piace anche a me a vederli. Però sono rimasto un po' deluso, un po' deluso. Manca First Battle, manca una turnazione fatta bene, quindi in realtà può arrivare a 2 milioni. Arrivando a 2 milioni sarei finalmente più o meno... No, sarei felice. Se mi arriva a 2 milioni, sarei felice. Finalmente Goku, quella merda di Goku Angel, perde uno dei suoi grossi punti deboli. Ne avrebbe altri, però il più importante, ovvero non far neanche quello per cui è nato, sarebbe tolto. E che sia Tapion a rendere questo possibile anche di iconico. Davvero, questo Tapion ha tanta tanta roba. Link, i link in Super Tech lo si deve ammettere, fanno abbastanza pena. Hero, Experience Fighter, Coraggio, Revival, Brainiacs, Rival 2, First Battle. Sì, sono abbastanza scarsini, ma non tanto come potete pensare.
Team Resurrect soprattutto permettono quel bellissimo, fantastico 30%, non vorrei sbagliarmi, è un 30%, 30% di difesa bonus e 45% di attacco bonus. Linkate con l'altro Tapion che vedremo dopo. E ragazzi, in quel caso è tanta roba. Il 30% di difesa bonus soprattutto gli permette di arrivare, se non erro, calcoli alla mano, ability full anche a quasi 100.000 di difesa. Sugli 85-90.000 dovrebbe arrivare. Tanta tanta roba per un PG Tech. Penso che sia, non è l'R, il PG Tech che può arrivare a più difesa del gioco. Così, a un primo acchito, poi magari mi sbaglio, non ricordo a memoria tutto al momento, tanta tanta roba, e quel 45 più d'attacco è tanto, non solo per lui, come vedremo anche per la GL, è tanta roba. Quindi davvero un PG interessante, questa versione super del Resurrected che ho in testa, la vorrò provare, Golden ha diversi problemi con i super. Però è troppo bella da pensare, una versione all super con Bardak che li pompa. Può uscire roba bella, può uscire roba carina e divertente. La sua special, come vi stavo dicendo, riduce anch'essa del 30% circa l'attacco avversario. Quindi abbiamo un ulteriore aiuto al suo tanking, ulteriore aiuto in generale ai team che porta con un ottimo debuff, uno dei DPS debuff di questa generazione. Che non mi dispiace affatto, questo PG è davvero bello. Cioè, Tapion Tech è la prova che quando ci si impegna nel fare un qualcosa di forte ma equilibrato, ci si riesce. Non è barato come PG, non è da top, però è un PG che piace, è un PG che fa quello che deve fare, lo fa bene, ha dei difetti, ovvero moltiplicatori di special arriva, ragazzi, purtroppo ve lo dico, solo a 4,30, a SA 10. A 4,30 e se 1,250 ci sta perché non è il PG principale, però con 5,5 sarebbe stato barato, ma barato pesante. Build ad ora vi consiglio una 15,11 o 14,12 in base a come preferite giocare. Mi tendo a sconsigliare la 26 perché non ne vedo utilità. Ha già un 30% di critico base, perché stare a esagerare col critico. Facciamo fare una bella additional debuffer che spacca anche. Fidatevi, funziona. Dokkan Road, il Super Tech non ha bisogno di una cosa simile nella Road, purtroppo. Punto a sfavore per lui, però è un'altra modalità. Vedremo in futuro come si comporterà negli Zeta Awaken, anche se è solo resurrected da oggi, quindi non penso. PG promosso ed è uno dei top PG da trovare, soprattutto se vi piace giocare Super Tech o se volete provare qualcosa di diverso nel vostro Resurrected. Bello, 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 bello. Ed ora il turno di Tapion AGL, nuovo class leader, non Dokkan Festival Exclusive, almeno ad oggi, dovrebbe essere un Rising Dragon Exclusive. Ulteriore motivazione per alcuni, non per me, per pullare nei prossimi Rising Dragon. E PG su cui c'è tanto tanto da dire, spero di non far durare eccessivamente questa parte della recensione perché non è un PG semplice, è un PG che richiede di capire come funziona e di calcoli per uscire fuori dalla sua stessa trappola, il suo stesso enigma, ovvero fa schifo come sembra o ancora di più? È una domanda che potrebbe avere una risposta che non vi aspettate, anche perché, siamo sinceri, guardandolo da fuori non si preannuncia tanto. 7.923 HP per 8.344 attacco e 4.956 di difesa per un costo di 42. Chi meter? 300-250% per il class leader dei giganti. Ora, oltre per il fatto che di Tapion amici devi sculare come non so cosa per trovarli, quindi già quello è un punto abbastanza a sfavore nel portare il Team Giant, ad oggi il Team Giant non ha il minimo senso di esistere.
Sinceramente, ha dei PG buoni al suo interno, certamente. I PG buoni sono Vegeta Scouter, Baby Vegeta, Goku Kid Super Saiyan 3, Bardock e Tapion. E forse, sottolineo il forse perché non mi ricordo neanche che fa Bergamo. Che facevi Bergamo? Servivi a qualcosa? Ah. Sì, dai, dai, dai. Bergamo può dire la sua. Non va aspettato. Almeno a breve Boss Rush, Run in generale, il team builder, perché il team Giant è un enigma per me. Lo sto provando. Io praticamente penso tutti giganti, forse mi manca Fascia. Ecco, forse mi manca Fascia e l'amico di Radish fisico, loro due. Però Fascia era una nuke, era un orb manipulator. L'amico di Radish cos'era? Era un altro nuker, quindi niente di eccezionale. Spero di riuscire a capire bene o male se il team ha 6. Comunque, come dicevo, class leader dei giganti, più 3 key è stato 150% ai giganti. Allora, carino, carino, però è quello il problema, ragazzi. E che ci fate? Che ci fate? Sinceramente, ok, il team giganti è divertente tutto quanto, però non aiuta più di tanto. Le stats sono buone. Stats sono buone, un 150% a tutto. L'hanno reso equilibrato, dato che il suo team non è che sia Dio sceso in terra. Come ulteriore bonus, ci si può trasformare una volta in più. Quindi con lui leader, tutti quelli che si possono trasformare una volta sola possono trasformarsi due. Qui possono trasformare due, tre volte. Aggiunta carina, ma il team rimane abbastanza ma. Passiva divisa in tre parti ed è la parte complessa del PG. Allora, questa passiva bisogna viverla sulla propria pelle, bisogna capirla e bisogna capire come funziona il PG per riuscire a capire quanto è buono Tapion, perché forse da quello che vi ho detto finora non si cap sarà capito, ma Tapion AGL è un gran PG, è un gran PG equilibratissimo, ha pecche enormi, ma dall'altra parte io lo reputo oggi esclusa forse, oddio, sì, escluso forse il torneo, il miglior tank del gioco, a mani basse, forse solo escluso il torneo per che la reputo superiore ancora a Vegeta terzo, però la sua gusti, e può non sembrarvi, ma senza Link e ne altro arriva anche un paio di milioni di danni di attacco base a SA10 ability full, quindi non fa schifo come può sembrare. Comunque analizziamo le tre parti della passiva. Parte 1 riduce qualsiasi danno del 50%, questa è buona. Questa è innegabilmente buona, gigantesca nella ROAD, gigantesca nella ROAD. Sto PG davvero, se già il Super AGL non era uno di in cui si faceva più facilmente la ROAD, adesso mi divertirò davvero appena si porterà a tour, mi divertirò ma davvero tanto. Può sembrare poco, però abbiamo visto, con Veget fisico abbiamo visto che non è poco, perché arriva a valori di difesa davvero alti il PG, anche se non arrivasse a valori di difesa assurdi, chi se ne frega, un 50% di riduzione su quei valori che sono comunque alti, e la riduzione dei danni non funziona esattamente come ci si aspetta che funzioni la riduzione dei danni, quindi basta anche un 30.000 di difesa con una riduzione del 50% per ridurre i danni drasticamente. Quindi ottimo valore. Seconda parte,
con gli HP inferiori al 50%, più 150% attacco e 50% difesa. Questa è la parte fregatura. Il perché è per la terza parte che vi analizzerò prima. Una volta per battaglia diventa Irudegarn con meno del 5% di HP. Ora, piccola parentesi su Ildegarn, perché ci vuole. La trasformazione in Ildegarn è leggermente diversa dal suo in grande scimmia normale. Di solito si diventa grandi scimmie, si è immortali e si fanno danni. Ildegarn ottiene un aumento dell'attacco vertiginoso, ha una roba come 40.000 attacco base e 50.000 full ability d'attacco. È considerato Extreme AGL, ragazzi, è un Extreme AGL, e questo è importantissimo da sapere, in quanto cambia la storia quando giocate in Super AGL. Lo potrete vedere nel video, io quindi non penso di sbagliare quando dico che Extreme AGL, che a me ha preso due key in team doppio Vegeta e praticamente nulla di boost. Ora, in Team Giant e soprattutto in Resurrected, quando diventa Ildegarn, preparati a sparare i cannoni. Dovete solo prendere i ki e poi sparerete i cannoni, ma i cannoni cattivi. Perché questo qua, la sua special, aumenta ulteriormente il suo attacco di un 50%. Cioè, veramente cattivo per il turno in cui lo lancia. Quindi è davvero una trasformazione di quelle cattive toste. Fa danni modesti, non vi aspettate i danni infiniti. Tapio normale supera il danno di Ildegarn, però Ildegarn evita, quindi neanche se vi beccherete i danni, li evita proprio qualsiasi danno che voi possiate ricevere. Ora, dato che siete comunque immortali, è relativamente importante questo, però evitate stun e roba simile. Perché ho detto che però la passiva di Tapion è il problema, quella con l'aumento attacco, perché viene bloccata da Hildegard, almeno per il primo turno. Tapion funziona così. Voi giocate, avete Tapion che non farà danno. Dimenticatevi il danno per Tapion. Non ho visto a tour, ma siamo davvero bassi a UR, quindi non penso migliorerà più di tanto, anche se guadagnerà First Battle. Però 400-500 mila danni ad Ability 2, penso, circa, dovrebbero essere quelli i danni che farà. Ok, scendete sotto il 50% diventa Hildegarn, là ha iniziato a sparare il milioncino, finisce Hildegarn. Ora, se finisce Hildegarn e voi tornate al turno di Tapion, avrete il PG da così a così. Arriverà una bestia che vi sparerà più di un milione di danno a turno, debuffa l'avversario e non subisce danno neanche dalle special. Questo è quello che diventa Tapion dopo che Hildegarn gli torna dentro e avete ancora meno del 50% di HP. Diventa una bestia. Ho fatto i calcoli a full ability, non linkando con nessuno di importante in Resurrected, quindi in un team Resurrected che non ha il Tapion Tech. Arriva a 2 milioni di attacco base, quasi. 2 milioni di attacco base, senza contare buff di nessun tipo, è tanto. È davvero tanto. Il Resurrect può contare su un buffer carino chiamato Bardak, e a prescindere può contare da Tapion, di Tapion Tech, che gli dà un 45% il bonus d'attacco. Sto robo può arrivare con abbastanza facilità a 2 milioni e mezzo barra 3 milioni di attacco base. Naturalmente, post ritorno in forma normale, post rimanere sotto il 50% di HP, ma fidatevi che non scenderete di tanto sotto il 50%. Il problema è che si deve risolvere tutto questo. Esistono i modi, però è il suo punto debole, ecco, è il suo punto debole è unicamente questo. Per il resto siamo di fronte a davvero un grandissimo PG, non è per chi è abituato al tap tap tap. Ecco, abituato al tap 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 senza pensare, è un PG alla Broly terzo. È un PG in cui bisogna pensare prima di agire, strutturarsi bene tutto quanto. Però
In Giant il fatto che potrebbe diventare Illidan due volte è uno svantaggio abbastanza grosso. E mi dispiace molto, il team non mi convince assolutamente. Spero di cambiare idea, ma l'unico modo che ci serve di farmi cambiare idea è dirmi che alcuni dei PG sono forti, magari maxati, ma non c'è un PG o quasi farmabile. Hanno bisogno tutti di S alta con gli Yolkai. Non me la sento di buttarli così. Cioè, Nova Olkaia Tapion si danno felicemente, ma a un Vegeta Scouter, a un Bergamo, non ne sono così sicuro, se devo essere sincero. Dopodiché, Link, Brainiac, Hero, Experience Fighter, Revival, Fierce Battle, Transform, più o meno gli stessi identici. Manca uno più o meno gli stessi identici Link del nostro carissimo Tapion Tech, con cui linka alla perfezione. Approfittate e fate linkare loro due per avere un buon boost alle stats. Sono fatti apposta per essere giocati insieme in Revival o Resurrected, come volete chiamarlo. Altrimenti, purtroppo, ragazzi, no. Negli altri team cerca di linkare soltanto Fierce Battle. Riguardo il team Giant, i link sono l'unica cosa che non mi sento di demonizzare. Siamo di fronte a un 8 key di base in tutto il team e boost carini. Quasi tutti gli altri PG avranno Saiyan Roar, che è un buon boost. Quindi non mi dispiace eccessivamente. La sua special riduce l'attacco nemico, quindi ulteriore riprova che non gli farete un cavolo a suo Tapion, davvero gran PG. Parte da S1 280% 35k e si è di 505% 63k con Hildegard che ha un bonus ulteriore del 50%. Carino, carino. Build consigliata, 15 critico, 11 additional, classico. Davvero nessun problema. Abbiamo avuto la prova tangibile quindi che l'ability almeno su Hildegard vale con valori molto diversi. Quindi bisognerebbe vedere PG per PG quanto influenza l'ability. Non ho ancora visto una grande scimmia, una fury o altro far critico. Quindi purtroppo quella parte dell'ability attualmente non ci sta. Peccato, peccato. Nella ROAD non serve dirvelo, ve l'ho anche detto se non erro pochi minuti fa, 10 su 10 anche per lui. Buon class leader, pessimo team. E passiamo infine in questo video che sto vedendo, sto montando mentre lo registro, me lo metto l'ispezione di seguito che è arrivato alla natura, un bel pochino, molto più di quanto pensavo, ai rete della Bacce se vale o no la pena pullare. Allora, la Bacce è un Rising Dragon, quindi 20% di SSR e un buon 80% di SR. Come Rising Dragon si assesta nella parte medio-alta di utilità, ci sono molti PG e allo stesso tempo molti PG inutili, vi avverto. Abbiamo un 1% di Goku Cooler, di Goku Neonamek, buonissimo. Lui è un PG che davvero può servire sia nella ROAD che, oddio, in realtà vi serve o nella ROAD o se avete team non fortissimi super fisici. Però nella ROAD serve, quindi assolutamente buono. Secondo PG più comune, il nostro carissimo Tapion AGL, un 1.013, già detto, grandissimo PG, probabilmente il miglior tank del gioco. Bisogna saperlo giocare, ma può dare una marea di soddisfazioni. C18 STR 1,008, lasciamo perdere. Tapion Tech, altro grandissimo PG 0,999%. E poi abbiamo la sfilza, quasi tutta di PG abbastanza inutili. C13 0,997, Bojack 9,96. Tarles, finalmente ho trovato Tarles, sia ringraziato Dio onnipotente. 0,993, Tarles, ottimo PG dell'Extreme Hint, grandissimo nella ROAD, grandissimo davvero. Gonkid Draghetto, PG molto meh, però nella ROAD può essere utile, come avete visto,
Oddio, nel post di Instagram, dato che uno dei PG che me l'hanno presentato di finirla, quasi totalmente free. Oddio, in buona parte free to play in realtà, perché Gotham Ability Fu non mi può dire che è totalmente free to play. Cooler Tech, che ho full ability, quindi un giorno lo proverò anche quando uscirà una classe coi cooler e coi freezer. Mecha Cooler Int, buon buffer, nel global è anche andato a tour, ma non essendoci Tarless, meglio trovare Tarless. Abbiamo Goku LR 0,073, vedrete dopodomani, sabato, l'analisi, però non pullate per pullare lui, ci vogliono 7.000 stone in media, non è il caso. E poi abbiamo le due SR con un 10% circa. La domanda quindi è: si deve pullare su Stabacci? Il consiglio è nì. Il consiglio è nì perché in questa batch ci sono anche dual Kaya Multi. Ora, entrambi i Tapion sono grandi PG, davvero buoni, hanno rate davvero alti. Ma la mancanza di altri PG Dokkan Festival e il fatto che i PG non Rising Dragon qua dentro sono tante trappole. Abbiamo 3, 4, abbiamo 6 trappole contro appena 4 PG davvero buoni e uno situazionale, il Quan Kid, non mi fanno consigliare di pullare. Batch evitabile, Tapion tornerà, Tapion vi serve solo in determinate situazioni, il tech sì, è buono ma richiede ability. La GL anche ragazzi richiede ability, ad ability free può essere un pochino sottotono, quindi potete evitarla, non siete obbligati. Non sappiamo come si svolgerà Capodanno nel Jap, sappiamo che il Dokkan Festival successivo a questo sarà lo Zeta Weekend, come non far spendere stone a Luigi. Grazie, perché tanto Broly me lo porterò al massimo, ma ce l'ho già ability 2. Non so neanche se lo porto ability 3 ancora. Ho ancora il dubbio amletico tra Goku ability full e cosa. Scusate. Dicevo, quindi potete evitare, ci sarà la batch del 31, che probabilmente avrà Gogeta, Omega, avrà una marea di bei PG con SSR assicurato. Tenetevi le stone per quella batch perché secondo me converrà fare un giro. Dovrebbero essere tre multi, ognuna con SSR assicurato. Probabilmente le farò tutte e tre, ve lo dico. Nel caso vorrei portare, soprattutto se c'è dentro Veget fisico, perché solo Gon e Veget fisico sono i class leader no ability che ho. Mi piacerebbe portare Veget fisico ad ability 2, almeno ad ability 1, almeno ad ability 1, ma anche ability 2 non mi dispiacerebbe. Se poi c'è dentro Gotenks fisico, lasciamo perdere perché mi serve davvero tanto l'ability 2. Quindi, questa era la mia lunghissima analisi della batch e dei PG, tante tante cose da dire. Vi consiglio di tenere d'occhio il Jap perché io non vi annuncio nulla, ma è stato annunciato tramite un famoso tweet di una persona che ne sa tanto, il Dokkan, che ha messo all'interno che potrebbe arrivare il 31 qualcosa di enorme, non si sa se shoppabile o regalato, però parliamo di qualcosa che davvero buttati via qualsiasi festeggiamento, si può fare il global il 31, lasciate perdere. Però non ho la certezza, non c'è da nessuna parte, quindi non vi voglio dare false speranze. Vediamo un po'. Spero sia vero, perché se è vero so già cosa fare, chi scegliere. E caso non sia vero, vabbè, a Capodanno non abbiamo mai avuto il non plus ultra, al mese prossimo abbiamo l'anniversario. Grazie per aver seguito e ci vediamo domani con l'analisi di Goku Ultra Instinct. Se
seguita da Goku Super Saiyan 3, seguita dall'evento di Tapion, non questo l'evento evento, seguita dai PG del Battlefield, che non ho capito bene o male come sono diventati tour nel Global, in quale batch, però vabbè, comunque PG. Grazie di tutto, link in descrizione per le varie community Global, JAP, Gaming, se volete comprare Stone aiutando a supportare il canale, oppure se volete donare sempre al canale, trovate anche in quello i link in descrizione. Grazie di tutto e alla prossima!